ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e oggi andremo a spacchettare questo pacchetto di Zara. È la prima volta che acquisto da Zara perché sinceramente non pensavo che le taglie fossero perfette anche per il mio fisico a pagnottella, e quindi adesso andremo a spacchettare insieme questo pacchettino. A tra poco. Primo pacchetto arrivato, Zara. Lucca. Vai Maddi, apri. Scartuscia, scartuscia. Non vai, ci sono, lo so. Questo è il primo articolo che abbiamo appunto comprato via la Sister. Ce ne siamo subito innamorate. Costa esattamente 19,95. È uno zainetto davvero molto carino. Ma vi fai uno zoom, perché nel frattempo c'è mia sorella che riprende dall'alto dei cieli. Aspettate, tolgo tutte queste cartacce. Ok, non c'è niente. C'è solo questo, non ci sono taschine all'interno, non c'è nulla, e c'è solo questo laccetto che poi chiude la borsina. Poi c'è questa tracolla lunghetta che appunto la si può indossare in questo modo. E le ci sono fai. È molto carina. Poi c'è anche le borchettine, carinissima. Ferma. Questa è l'origine. Questa è la prima t-shirt che ho scelto, è Maggie appunto dei Simpson, davvero molto carina con questi paillette qui davanti, ed è in collaborazione appunto con i Simpson. Qui c'è la scritta sul retro e ho preso appunto la taglia XL e credo che mi stia abbastanza bene. Zoomiamo sulla tipa. Zoom sulla tipa. Hai zoomato per bene? Bei colori. Ok. E poi c'è anche il ciuccetto. Questa è la seconda t-shirt che ho scelto, della Pantera Rosa. Davvero carinissima anche questa. Fondo bianco con questa bellissima... Sembra dipinta, non so se rende in videocamera. Sembra dipinta con i pennarelli. Zoomiamo. Ha gli occhietti... Zoomiamo. Ha gli occhietti con i glitterini. Non so se si vede qui. Cioè tipo i glitterini al... Sente il rumore? Glitterini glitterati. Glitterini glitterati. E il retro è fatta così. C'è anche qui la scritta sul... Vitamina pink. Sì, vitamina pink. E questa è la seconda maglietta. Questa è la terza maglietta che ho scelto. Davvero molto carina. È quella un po' più seria, tra virgolette. Mm-hmm. Perché davanti c'è disegnata questa tizia. Davvero molto carina. Con questo occhio tenebroso molto verde. Adesso mi dia il mio. Proprio uguale. E qui c'è la manichetta davvero carinissima con la Maddi, come si chiama? Pizzo Sanghiello. Pizzo Sanghiello. Ok, davvero carinissima e fresca, è molto molto leggera, carinissimo. Vi mostro anche il retro, è fatta così. Le mie chiappe. Le chiappe non vengono. Le chiappe. Davvero carina, vero? Mi dona? Mm-hmm. Jeez. Questa è l'ultima magliettina, è di Puffetta. Smurf, sì, si dice così. Ma... E puffi! Comunque c'è Puffetta, questa casca un po' più larga. Di tutte le magliette ho preso sempre la XL. Che questa oversize. È quella molto oversize, sì, infatti non so se si nota, ma arriva a vestitino. Mm-hmm. E dietro c'è scritto questo, ma di leggi? Too busy to work. Ok, non c'ha voglia di lavorare la tizia. Manco io. Le manichette sono belle lunghe, credo che andrà a fare svoltino. All'interno ci metto anche un pacchetto di sigarette. Niente. Non si fuma. La smork. Ci mettiamo le caramelle, no? Sì, le caramelle. Le caramelle con mousse. Dei puffi. Sai che carina. Comunque anche questa è molto fresca, molto carina. Tutte 100%? Cotone. Ok. Questo pantalone l'ha preso mia sorella, la Maddi, che adesso sta riprendendo il tutto. Viene 19,95, ha preso una large. Davvero molto carino, scivolato. Che joggers si chiama, sì, joggers. Joggers con l'elastico in vita, cioè l'elastico. Si può indossare sia con le tennis o le sneakers, sì, che con anche un sandalo, sì, un sandalo a vita alta, con le tasche. Sì, alle donne alle tasche. Alle taschette fatte. Perché a volte non so dove mettere le mani. Così. In mancanza di... E anche una tasca finta sul retro. Il retro non ci interessa. Sulla chiappetta. Una, sì, chiappetta, sì. Poi domani allegheremo le clip. Sì, domani vi allega come vi stanno, sì, questi pantaloni. Fai pure tu una clip qui su, che sì, poi è dall'altro lato. Una clip di qua.
E poi quest'altro pantalone, questo però lo dobbiamo rimandare indietro perché abbiamo sbagliato la taglia. Questo è davvero carinissimo, questo pantaloncino è già legato con la cinturina all'interno, non so, ma di zoom un pochino. Questo abbiamo preso la taglia sempre una large, costa 19,95, solo che gli sta un pochettino strettino sulla vita e quindi per stare un po' più comoda prenderemo una XL. Sì, prenderà una taglia in più, sperando di ritrovarcelo. Ha sempre una taschina così. Calza molto bello, asciutto, sì, pulito, elegante anche. Sì. Sia da indossare con le sneakers che con i sandali. Sempre una taschina. Si è fissato Zara con una sola taschina sul retro. Ma sul retro anche non ci interessano le taschine. Vabbè, però è carino. Però ha le tasche oblique, molto carino. Sì, è carinissimo, ve lo consigliamo. Ed è disponibile in tre colori, se non mi sbaglio, blu, nero e beige. Questo era sempre in cotone, se non erro. Sì, sì, tutto cotone, io oggi ho la roba sintetica, a parte quello di prima, però quello mi serve per altre attitudini. Sì, questo è molto fresco, molto carino. Okay. Questo addirittura arriva alla taglia XXL, quindi è bello abbondante. Niente, ve lo consigliamo, anche se lo dobbiamo rimandare indietro perché dobbiamo prendere una taglia in più. Sì, perché mi stringe sul pancino. Sì, pancini panciosi. Poi voglio mostrarvi anche questa magliettina che ho indosso. Questa qui l'ho acquistata da H&M, è davvero carinissima, con la lingua fuori. Rolling Stones. Dei Rolling Stones. Dietro infatti c'è la scritta The Rolling Stones. Ed è davvero anche questa molto fresca e carina. E 100% cotone. L'XL abbiamo preso, vero Maddi? Questa qui, mi sembra di sì. Rettifico, è una large, quindi l'ha visto proprio in questo momento. E casca bella morbidina anche questa qui. Davvero carinissima. Adesso vi mostro anche le altre cosine che abbiamo scelto sempre da H&M. Abbiamo preso anche qualcosa di serio, finalmente. Questa è un'altra t-shirt. Non fa niente. Questa è un'altra t-shirt che ho preso da H&M di Minnie, 100% cotone. Ho preso la XL, infatti stava un po' più morbidina. Davvero carina anche questa, con la scritta semplice da tutti i giorni. Ma poi hanno bei colori, sì. I disegni sono belli colorati, quindi danno allegria. Sì, poi sono morbidi. Allegria! Già l'ho indossata diverse volte, infatti adesso ho odore di Dixan. Dixan, cotone. Ava come lava. Furiamo come lava. Il retro questa qui è semplicissima, senza scritte, senza nulla. Poi ho preso anche questo graziosissimo top in lino, ho preso una 50, manica sbuffo, davvero carinissimo, con questo scollo a cuore, con una leggera drappeggiatura qui davanti, che ti fa le poppe ancora più poppose. Davvero carinissimo, questo è il retro, fatto in questo modo, ed è un tipo un color panna, non è proprio crema, bianca, sì. Sì, un color crema. Ed è, ce l'aveva anche rosso e anche nero. E a fiori. Sì, a fiori è anche molto carino. Carinissimo. Il prezzo ve lo dico dopo. Lino, in lino. Sì, te l'ho detto già che è lino. No. Vabbè, è un top in lino. Poi ho preso un'altra t-shirt, questa qui di Topolino. È una taglia large. Questa è anche molto, questa molto fresca, sempre 100% cotone. Fatta in questo modo, sempre con vediamo bellissimi la colori. Vedi la stampa, antarena, zoom sulle mie tette. Crema, e marroncino e viola. Sul mio pancione. E niente, sono tutte felpettine, tutte t-shirt molto tranquille, basiche, così da utilizzare con i jeans, con i pantaloni o anche con una gonnina, perché no, gonnine di jeans o gonnine nere. Niente, questa è la maglietta, questo è sul retro. E poi adesso vi mostro le altre cosine e le tantine. Poi ho preso questo top, qui il toppino è elasticizzato e invece le maniche sono fatte in cotone a sbuffo, in questo modo. Lo so, mi sto un pochettino piccolo, anche perché sono a dieta, quindi ho preferito prendere o la L o la XL. Ma questo ti sta bene, non ci sta piccolo. Io me la sento un pochettino troppo aderente qui, sulla fascia qui. No, vabbè. Vi mostro perché anche elastico. La lunghezza, ho messo la gonna a pieghe. Questa è la lunghezza del toppino, quindi volendo va bene anche sopra la gonna e sia sotto, sopra dei pantaloni. È carinissimo, sul retro è sempre lo scollo in questo modo. E niente, questo ho preso un toppino bianco e se non erro c'erano anche altri colori. Ma mi ricordi altri colori quali erano? Mi sa rosso. Rosso, bianco, nero, sì. Sì. L'elastichetto fa un po' di... dopo ti devi misurare il sangue, però... Cioè, misura la pressione? No, il sangue, quando ti mettono l'elastico... Il laccio emostatico. Sì. È un po' per chi ha le ciuccine come me, un po' da... Che bella poparena, poca da patè. Dai, un po' da noia, però va benissimo così. Allora, poi ho preso quest'altro toppino rosso con il punto smoke, Maddi si chiama così, ok, con la manichetta sempre a sbuffo sangallo,
davvero carinissimo. Pizzo questo San Pizzo San Gallo. Raga, questo però mi sta leggermente corto perché ho messo la gonnina sopra, ma per i pantaloni questo per me è corto, infatti vado in giro con l'ombelico di fuori e con la barbaglia, e quindi non è il caso, e quindi sicuramente lo indosserò con una gonna, questa qui con le pieghe, che ha l'elastico in vita e quindi magari mi fa il punto vita. E questo è il retro della maglietta del toppino. Nel frattempo il telecameraman si gratta l'occhio, ok? Ci siamo? Perché sto dietro queste luci, mi sto sto sudando perché qui davanti a noi ci sono due luci. Lei suda sulla sedia e io sto sudando. No, io non ci vedo le lampette, come si chiamano? Vedo le luci. Ho le lucine davanti agli occhi, cioè. Niente, questo è carinissimo, però per me è da portare soltanto con la gonna alta, vita alta, perché ripeto, col pantalone mi esce il pancino fuori e non è il caso, mettiamo i pancini dentro. Ma perché ti aiuto? Sì, ah. 05, 06, okay. 07. Questo è l'ultimo top, è in Pizzo San Gallo, davvero molto carino, anche se si deve un attimo stirare perché qui c'è, non so se si nota, ma c'è questo bordino che va un po' per cavoli suoi. Lallina, cosa fai? È un po' scollacciato, infatti non so se si nota, si vedono un pochettino le persechelle, è un po' scollacciata. Dai. Adesso le abbiamo viste. Ok. È davvero molto carina anche questa, sempre manica sbuffo, ci siamo fissati con le manica sbuffo, o passiamo dalle t-shirt versione bimbe con tutte le stampine, oppure manica sbuffo e zezzine. Nel frattempo Laila beve. Ok, nel frattempo che Laila beve vi mostro sul retro. Sì, abbevera. Sì, abbevera. Questo è il retro della camicetta. Devo perdere ancora qualche... Ed è a schiollatura? No, che fai vedere a schiollatura? No, fai capire, cotone elastico. Sì, è un comodo. Po' di cotone elastico, vedete? Non tira? Sì, non morbidina. Qui la devo sempre stirare. Ci potresti giocare anche a pallavolo. Mi dà noia, sì, la Pizzo San Gallo ci gioca a pallavolo. Se ti capita l'occasione, perché no? Perché no? Palla! Faccio un bacher. Magari vinci. Comunque, questa penso sia sotto i jeans, sia sotto il pantalone nero o anche le gonnine. Si fissa questi pantaloni neri. I pantaloni neri slanciano la culatta, Maddalena, slanciano. Ah, oh, scusa. C'ho la culatta da slanciare. Mami, che c'è? Vuoi slanciare anche tu la tua culatta? Vieni qua da zia. Dov'è la bestia? Vieni qua. Dov'è la bestiola? Dov'è la bestiacina? Ma quanto sei bella tu. Si vedono i pantaloni sotto? Sì. Yeah, wow. Questo è il bello della diretta. Ci sono i pantaloni sotto e la gonna. Ti piacciono i miei pantaloni? Ho i pantaloni rotti, Lalla. Poverina, non li puoi ricomprare? No, nel frattempo ho comprato le maniche a sbuffo. L'anno prossimo compro i miei pantaloni. Prossimamente. Comunque ragazzi, il video termina qui, mi lascio la Pizzo San Gallo addosso per concludere questo video. Voglio ringraziare anche le Pretrella, perché il suo battito di manica utilizzato ogni tanto è il suo, perché guardo i suoi video e quindi, siccome mi fa tanto simpatia, gli ho rubato il tocco. Pensa se ti stava antipatico. Ciao Ele Petrella. Ciao Ele Petrella, un bacione. Solo che lei è piccolina, io faccio la sezione curvi. La sezione curvi con spallone, ciccione. Curvona U. Curvona grande. Niente, nei prossimi giorni mi arriveranno altri pacchi di vestiti. Se vi interessano, fate i pollicini in su, ma anche in giù, chi se ne frega, fate qualche pollicino. Guardate il video. Guardatevi il video. Poi fate quello che vi va. Niente, tutto accetto, commentate, scrivete, fate quello che volete. E i prossimi giorni, vi dicevo, devono arrivare, deve arrivare. Basta che non date fastidio, il mio mantra. Sì. Fate il cazzo che vi pare, ma non date fastidio. Ottimo, bravissimo. Sono d'accordissimo. Niente, devono arrivare altri pacchettini. Devo mi deve arrivare Zalando, mi deve arrivare Pull&Bear, altri pacchetti da H&M e poi abbiamo anche Shein, quindi ci siamo dati la pazza e la gioia alla sister, quindi prossimamente vedrete Shein, si dice? Okay. Shein, wow, che cazzo di cinesi. Dai, cazzo di cinesi. Con simpatia io li lobbo, quanto sei scemo. Guardo anche tutti i loro drama. Adoro cinesi e anche coreani. Niente raga, vi saluto. Cicinie. Vi saluto e come si dice vi saluto in Cina? Che cacchio ne so. Bye bye. Bye bye. Fanno sempre bye bye. Bye bye. Ma perché sto a tazza io? Perché c'hai tipo un po' la camicetta da moccarola e quindi... Che
senso? Un caramello. Sai quelli del Subtirolo che vanno a prendere il latte nelle fattorie? Sì, alle fattorie rabbiolo. Vabbè, stiamo degenerando. Da una cosa stiamo andando a fine dall'altra. Vabbè. Raga, il video termina qui. Meno aspettatevi. Da. Aspettatevi altri video haul in collaborazione con la sister, la vedrete anche lei, infatti ha preso anche lei tantissime cosine, infatti la maggior parte. Sì, ma prima devo andare alla parrucchiera a tagliarmi i capelli. Dai, allora sotto luglio. Prima che in questo video ovviamente la vedrete perché si deve misurare i pantaloni, qualche camicetta è sua, quindi la vedrete anche sul fisico mio e sul fisico suo, se vuole. E c'è tanta roba. Fisicata. Niente. Alla prossima, io smetto di allisciarmi ste godine. Gliel'ho fatte io. Mi piacciono, mi donano? Mi donano le trecciuole? Sì, sembra una moccarola. L'altra volta testa moccarola. Vabbè, la smetto, sto sudando. Ciao, un bacio a tutti. Arrivederci.